110. Speriamo che porti bene stavolta. Tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Altro giro, altra corsa. Anche oggi race day. Siamo agli sgoccioli, tra qualche giorno partirò per l'Italia. Finalmente si torna a casa a fare un po' di salita, quella vera. Dunque oggi ultima scaldata ai motori, full gas sempre, e ci vediamo in pista. Ragazzi, oggi c'è una chicca in più, commenterò il video insieme a voi mentre lo guardiamo, dunque partiamo subito. La gara è iniziata ovviamente sempre abbastanza nervosa, e ci sono i primi ragazzi che provano ad andare in fuga, 5 o 6. Come potete vedere si spinge subito, il bello delle crit è anche questo, si sia sempre full gas. Qua il primo corner, ovviamente cerco sempre di tenere, insomma, la distanza controllata. Dopo, come avevo spiegato anche nel video precedente, un consiglio che vi do è cercare di capire già chi sono i concorrenti che potrebbero essere in forma o chi comunque è abbastanza forte, e tenerlo d'occhio, perché quando parte la fuga quella vera, insomma, cercare di stare con quel gruppo là, fondamentale. Qua vediamo che appunto mi faccio dare il primo cambio, c'è il gruppo dietro che sta arrivando. Ecco, come vedete c'erano parecchi partecipanti di altri team provenienti da altre province dell'Olanda, mentre quelli che vedete con la divisa di Hoy sono i miei compagni di squadra del gruppo A. Qua subito ripartenza, dopo l'ultima curva prima del rettilineo partono sempre 600-700 watt ogni volta, dunque insomma, diciamo che è un circuito abbastanza impegnativo, perché ogni curva, ogni rilancio ci sono insomma watt importanti, dunque se non si è abbastanza allenati è molto facile avere i crampi. Ecco, qui dopo il primo giro io sentivo che la gamba era abbastanza buona, e dunque come vedrete adesso farò un rilancio bello secco. Questa è una curva abbastanza strategica, perché se la prendi forte, insomma, diciamo che è un vantaggio rispetto agli altri. Eccolo qua, fucilata da 1200 watt. Qua ho deciso di voler andare a prendere i primi, perché mi ero accorto che c'era un under 23 con cui ci divertiamo sempre su queste gare. Ovviamente il gruppo si è accodato dietro. Eccolo qua. Grandissimo, ci divertiamo sempre a fare un sacco di attacchi, e lui c'è sempre un testa a testa. Numero 117. Però in verità non sarà lui il vero corridore da tenere d'occhio, dopo ve lo farò vedere. Altro rilancio, come potete vedere 700 watt.
Ecco, lui quando mi ha visto arrivare ha subito pensato che avremmo fatto una delle nostre azioni ignoranti. Infatti da rettilineo stiamo spingendo 3, 4, 500 watt, giusto per fare anche un po' di selezione sul gruppo. Poi faccio dare il cambio. Come potete vedere, avevamo creato un bel gap dietro il gruppo. Però comunque in due era poco fattibile, dunque decidiamo di recuperare e di aspettare il gruppo. Solitamente in queste gare le fughe buone, insomma, sono fatte di 5-6 persone, specialmente se magari nel gruppo ci sono cavalli buoni, come dico io. Eccolo qua, il primo è Mike, quello da tenere d'occhio, una gamba buona, classico passista olandese, 1,90 m, 1,85 m, con veramente bei watt. Lui fa sempre tante criterium. Sapevo che veniva in questa gara, perciò insieme al suo team. E dunque mi aspettavo che ci sarebbe stato parecchio da correre, insomma. Qua ci siamo raggruppati di nuovo col primo gruppo. Dunque la fuga non è andata neanche stavolta. E qua io ovviamente, dopo aver scaldato gli animi, decido di dare una bella fucilata. E anche qua un'altra botta da 1100 watt. Questo perché vi chiederete? Facendo questo tipo di azione, crea una sorta di stress per il gruppo, perciò chi non è in grado di fare un rilancio del genere, in automatico si crea un gap, mentre quelli che sono in grado di starmi nella ruota sanno quelli di una possibile fuga. Infatti, come potrete vedere, ci sarà Mike che si attacca alla ruota insieme ad altri due corridori. Insomma, dopo bisogna trovare anche abbastanza collaborazione tra compagni. Però queste fuciulate sono quelle che fanno male di solito, dove se non, eccolo qua Mike che arriva subito, lui aveva capito, era anche sua intenzione far andare via la fuga. Come potete vedere anche 8-900, 950 watt, insomma. Qua, come ripeto, avevo la gamba buona, infatti erano andati in fuga quattro concorrenti e io ho fatto questa azione perché sapevo che se fossero andati via probabilmente li avevo persi, perciò Mike, appena mi ha visto scattare, si è attaccato subito a ruota. Qua abbiamo appena passato il gruppo B, li ho doppiati. Dopo ragazzi, ovviamente quando sentite che la giornata è buona, nel gergo non sentite la catena, bisogna andare, bisogna buttare tutti i watt. E io oggi mi sentivo particolarmente bene, sentivo che recuperavo anche molto velocemente tra un cambio e l'altro. Dunque le sensazioni erano buone, sono sincero. E dunque una cosa che faccio, specialmente quando sto tanto bene,
quando è il mio turno di stare davanti, dare delle fucilate da 5, 6, 700 watt per una trentina di secondi, in maniera tale da fare selezione. Vi assicuro che se non siete allenati sugli intervalli, magari 1, 2, 3, 4 le reggete, però quando iniziano ad essere 10, quando iniziano ad esserci dei rilanci, ogni curva insomma si fanno sentire. Eccola qua, la prima fucilata, come potete vedere. Qui è il mio turno, mi metto davanti e 700, cioè tra i 600 e 700 come potete vedere, però insomma li tengo per 20-30 secondi. E questo diciamo che già a metà gara, se uno non ha la gamba buona, la condizione, insomma si fanno sentire. Ovviamente il gruppo siamo rimasti in 6-7. Ovviamente qua ho velocizzato anche per non essere troppo noioso, per mettere anche quelle che sono le azioni più salienti. Come vi dicevo, adesso la darò un'altra fucilata. Strategicamente cercavo di stare davanti il mio turno proprio dopo l'ultima curva prima delle tiri. Eccola qua. Mi alzo in piedi, 900 watt, 800, insomma queste fanno male, posso assicurarvelo. Ecco, questa è una situazione ancora più particolare, perché come potete vedere davanti c'è un altro gruppo, che è il gruppo B. Perciò in queste situazioni, se uno ha la gamba per passare tutto quanto il gruppo prima dell'ultima curva, crea un problema a quelli che sono dietro. Infatti io qua, nonostante avessi tirato 800 watt dopo rettilineo, ho buttato tutto, perché sapevo che se fossi riuscito a chiudere il gap alla fine sorpassando tutti, avrei creato un vantaggio per quelli che mi stavano dietro. Infatti altri due corridori mi hanno seguito e siamo andati in fuga in tre, ovviamente dopo ci hanno ripreso. Però insomma sono punti strategici del circuito che non capita spesso, però se la gara del gruppo A è tanto veloce, insomma succede che il gruppo B venga doppiato. Qua bevo, importantissimo bere ragazzi, mi raccomando, specialmente con il caldo, ci si disidrata. Bevete sempre poco ma spesso. Qua andiamo avanti e ovviamente terza fucilata, mio turno, ci si alza sui pedali e via. 700, quel giorno stavo veramente bene. Qua ancora un'altra fucilata. Questa è una tecnica che vi consiglio di adottare se state bene, se siete in condizione, perché è il classico gergo cucinare le gambe, no? Sono quei piccoli rilanci che sommati uno all'altro, insomma, dopo creano una situazione in cui l'avversario fa fatica anche a recuperare. Via con un'altra. Ecco, tra poco Mike, come vi dicevo, insomma il corridore da tenere d'occhio, proverà a fare un attacco. Eccolo qua. Ovviamente siamo già oltre metà gara inoltrata, come vedete lui cerca di andare,
queste situazioni dove tutti sono stanchi, e se per caso Mike riesce ad andare in fuga con altre due persone che hanno la gamba buona, la fuga va e non la riprende, non l'avrei più ripresa. Perciò ovviamente la mia tecnica era quella di farlo andare, vedere chi lo seguiva. Eccolo qua, l'under 23 alla mia destra. Lui scatta a destra, perciò io ho capito che era il momento di andare. Cerco di tenere buona la situazione, faccio partire un altro, intanto Mike è andato avanti, si è spostato sulla sinistra. Qua ci si stava un attimo studiando. Io in queste situazioni, quando sento che sto bene, ne approfitto di far andare davanti magari quello che è più in condizione, nel momento in cui si riposa, rilancio di nuovo. Infatti, come potete vedere qua, Mike dovrebbe arrivare da sinistra, eccolo qua, rilancia di nuovo, perciò lui comunque adesso sta buttando watt e dopo questo rilancio sarà sicuramente stanco. Perciò cosa ho fatto io? Ho aspettato, era il mio turno ora, ho aspettato che si fermasse e dopo la curva, dopo il corner, un'altra fucilata da 900 watt. Queste sono tattiche abbastanza strategiche che vi permettono anche di poter vincere una gara. Eccolo qua, lui adesso pensa che sarà un'azione tranquilla, invece io rilancio a 900 watt. E ovviamente il gruppo, seguendomi, però mai il gruppo deve fare ulteriori watt, dopo comunque aver fatto un'azione d'attacco. Qua ovviamente siamo gli ultimi giri della gara. Andato un po' avanti, ma gruppo abbastanza compatto, c'è sempre abbastanza nervosismo, e anche perché insomma tutti vogliono prendere le posizioni migliori. Poi ci siamo riaccompattati di nuovo e andiamo verso l'ultimo giro. Qua inizia l'ultimo giro, dunque cala un po' l'andatura giusto per tenere d'occhio quelle che sono le tattiche. Io purtroppo, ragazzi, in passato ho sempre fatto un grande errore, ho sempre aspettato a sprintare, ho sempre sprintato troppo tardi. Dunque in questa gara sapevo che avevo la gamba buona e ho detto: prima dell'ultima curva do tutti i watt che ho e dall'ultima curva devo fare almeno 1000 watt fino alla fine. Questa è stata una strategia che ha pagato, ragazzi, come vedrete. Qua ovviamente si cerca di prendere le prime posizioni, sono tutti davanti. Comunque c'è un wattaggio basso, come potete vedere. Mancano esattamente tre curve. Qua i primi rilanci, bisogna stare un po' all'occhio perché fare grandi wattaggi qua per prendere le prime posizioni davanti rischi di non avere più gas da buttare alla fine. Io comunque venivo da 5-6 gare in cui andavo a podio, ho sempre fatto secondo e terzo, mi mancava questa vittoria. E come potrete vedere, questa è la penultima curva. Ecco, passata questa S, io prendo e decido di buttare tutti i watt. Ed eccoci qua. Qua o la va o la spacca, ragazzi. Mi sono messo a testa giù a menare senza mai voltarmi e da qua fino alla fine tutti i watt che avevo buttato, come potete vedere, ho mantenuto quasi 1000 watt fino alla fine. Eccoci qua, ragazzi, numero 110. Vediamo se c'è un premio per noi. Attenzione, primo posto. First one. Ah, fa anche lo scherzetto. Ehi, thank you. Primo posto, anche oggi è andata. Boom! Eccoci qua, ragazzi. Appena finita la gara, come vi dicevo, le sensazioni erano buone e finalmente ho vinto. Primo posto. Parto super contento perché ultima gara prima di viaggiare in Italia fra qualche giorno, perciò per un po' basta circuiti e solo Dolomiti, Italia vera.